Iniziamo subito così almeno leggiamo queste informazioni. Amici di Ital Basket, ben trovati nuovamente qui dalla Pala a Padua. La partita adesso che si va a giocare, la gara numero 4 della Pala Padua, è tra Livorno, la Don Bosco Livorno, e la Blu Orobica Bergamo. Vi leggo le formazioni: per Livorno col numero 0 Ikerciano, 3 per Costantino Becchi, 7 Federico Gamba, 11 Lorenzo Maniaci, 12 Dario Mazzantini, 13 Lorenzo Carlotti, 14 Gregor Cuba, 15 per Samuele Balestri, 16 Matteo Geromin, 18 per Gianni Mancini, 19 per Allan Onoiaife, 20 per Stefano Mori. Coach in panchina il signor Ricci. Dall'altra parte Bergamo col numero 7 Matteo Cagliani, 11 per Mattia Mora, 14 Nicola Gherardi, 15 per Nicolo Isotte il capitano, 23 per Mamadou Dembélé, 23 per Luca Manenti, 65 invece abbiamo Mattia De Martin, 66 per Leonardo Resmini, 69 per Compaoré Ismael, 72 Riccardo Rota, 74 Zonca Michele e col numero 75 Riccardo Cagliani. Il coach di Bergamo invece è il signor Pasqua. Arbitrano l'incontro il signor Ferretti, Tommaso e Di Martino. Manca veramente pochi secondi, ecco, sentirete adesso suonare la sirena e tra poco parte appunto questa partita tra Blu Orobica Bergamo e il Don Bosco Livorno. Do nuovamente il benvenuto a Lia Valerio. Ciao Lia. Ciao Piero, buonasera a tutti. Bene, i quintetti stanno per entrare in campo e tra poco ovviamente vedremo l'inizio di questa partita. Per quanto riguarda i quintetti in campo, abbiamo con il numero 72 di Bergamo Rota, 23 Dembélé, ma andiamo direttamente alla cronaca della partita visto che sta per iniziare. Parte subito col numero 7 del Bergamo Cagliani, va sul 72 Rota. Adesso invece si torna al centro su Isotta il capitano. Isotta si gira sul Dembélé, ma viene ravvisato un fallo dall'arbitro Ferretti. È discreto attacco adesso di Bergamo, che mette la palla in post basso e aspetta di leggere un blocco lontano dalla palla. Ha fatto tanta fatica ieri ad attaccare all'inizio della partita contro la Stella Azzurra, non è mai riuscita ad andare in ritmo la formazione bergamasca. Sarà bello vedere come riuscirà ad attaccare stasera, che la difesa di sicuro non ha la fisicità di quella che si è trovata davanti ieri. Adesso invece un fallo personale per Riccardo Rota, che alza la mano. Si parte adesso da fondo campo col numero 14 Gregor Cuba. Si va avanti Livorno con il numero 3 Becchi, che smista a Mori. Torna su Becchi al centro. Becchi adesso va indietro verso il numero 12 Mazzantini, che però non riesce al rimbalzo. Dall'altra parte Dembélé ha una presa sicura, va adesso su Cagliani, fuori nuovamente su Rota, palla però che viene intercettata nuovamente da Livorno. Becchi al centro su Mazzantini, adesso cerca di trovare una soluzione il Livorno, ma Rota non permette assolutamente di passare. Non lo permette, anche aiutato dal compagno. Arriva un raddoppio dal lato forte su Onoiaife, lo fa molto bene Bergamo col tempo giusto. E cosa succede? Succede che il palleggiatore si trova due difensori e se non arriva qualcuno, se non scala qualcuno, spesso il passatore deve essere in angolo a dare un'apertura per far uscire da lì la palla, spesso ne viene fuori una palla persa. Eccolo, adesso nuovamente torna palla nelle mani della Blu Orobica Bergamo. Va Cagliani provando una tripla, non va, palla però che torna nuovamente
nelle mani di Bergamo. Vediamo adesso chi si avvicinerà a tirare. Matteo Cagliani. Cagliani su Dembélé. Dembélé rota. Rota! Tacca il ferro, ma trova poi Dembélé, purtroppo. Perde palla Dembélé. Va fuori equilibrio qua la difesa, cerca e buca l'anticipo, cosa sconsigliatissima, però non riesce a sfruttare l'occasione Bergamo. Ci sono tante palle perse, c'è un po' di frenesia, i giocatori vogliono fare le cose prima di avere la palla in mano, è meglio fare tutto quanto con un piccolo tempo di ritardo, ma essendo sicuri di quello che si sta facendo. Adesso Livorno ha provato a inserirsi sul pitturato con Becchi che scarica su Mori, purtroppo però non riescono a finalizzare. Riparte Bergamo, Cagliani rota, appoggia su Isotta il capitano, Isotta da fuori aria, non va, palla che viene ripresa da Becchi. Adesso prova una tripla dalla lunga distanza Lorenzo Carlotti, anche questa senza esito. Fallo sulla linea dei tiri liberi, si piazza Ivan Onoyaife. E qua si è accoppiata tardi la difesa di Bergamo, sia sul tiratore sia su Onoyaife, che arrivava a rimorchio, giustamente. Quando è così ti accoppi tardi, rischi sì di subire un tiro, se il tiro non va dentro poi subisci rimbalzo in attacco. Prima ancora di questo non ha fermato la palla Bergamo, quasi tutti gli attacchi di Livorno passano dal playmaker, da Costantino Becchi, sia col drag sia con pick and roll, lo abbiamo visto ieri nel corso della partita contro Trento, pick and roll centrali, laterali, drag, passa tantissimo dalle sue mani tutto l'attacco di Livorno. È importante anche quando non è ancora stato messo giù nessun blocco andare a fermare la palla, prenderlo presto nell'azione in modo da ritardare le manovre offensive di Livorno. E rieccoci adesso con di nuovo Bergamo. Vediamo appunto Rota inserirsi nel pitturato, bravo Rota che mette dentro questi due punti. Sì, bravo Rota, meno brava la difesa, perché quando c'è un pick and roll la responsabilità di chi difende all'esterno è sul suo lato, quando poi prende il pick and roll la guardia, il lungo in un qualche modo dipende dalla tattica che hai scelto di usare, ti aiuta. Qua viene bucato sul suo lato l'esterno di Livorno. Bravissimo Rota a prendere la linea di fondo, c'è tanto spazio sempre in quella zona del campo e bene usarlo anche per dare una dimensione diversa al gioco e non tirare sempre solo da fuori. Questo è un concetto generale che vale per tutta la pallacanestro, non solo per Bergamo e Livorno oggi. Becchi in maglia bianca va direttamente al tiro, si arresta, si eleva e va direttamente a trovare due punti. Riparte Bergamo con Cagliani. Adesso va su Rota, purtroppo gli scappa la palla dalle mani. Torna così la palla ad essere nelle mani di Livorno. Sì, gli scappa la palla, errore forzato però direbbero nel tennis, ci sono quelli forzati e quelli non forzati, qua c'è giustamente tanta pressione dalla parte della difesa, non è pulita la ricezione, hai visto ancora seconda volta pick and roll laterale, Becchi prima arresto e tiro pulito contro il contenimento, ovvero contro la difesa del lungo che non è aggressiva ma indietreggia. Adesso ha spazio per un palleggio in più, si va un po' a infilare in un ginepraio, non è sempre facile uscire da lì. Era quasi un bamberg, un bloccare il bloccante, non è stato eseguito con lo spacing perfetto, però ha creato lo spazio per Becchi per attaccare quella zona del campo. Rieccolo adesso, Becchi al centro su Cuba, anche qui fallo in attacco, l'arbitro ravvede in questo caso un fallo in attacco
ad opera appunto del giocatore in maglia bianca del Livorno. Si riparte quindi con Isotta. Isotta su Mora. Mora scambia con Isotta nuovamente. Trova adesso Matteo Gagliani. Matteo Gagliani. Attenzione, fallo. Fallo del numero 19, Onoyaife, Ivan. È peccato, si è fatto ingolosire dalla palla, era stato bravissimo perché ha cambiato aggressivo, ha rotto il ritmo dei palleggi di Cagliani che ha un po' ecceduto in questo fondamentale cercando il ritmo per attaccare, per trovare la conclusione. Bravissimo il numero 19 in maglia bianca, peccato appunto aver messo le mani, aver esagerato un po' coi contatti. Ritorna di nuovo nelle mani di Nicolò Isotta, che prova ad entrare in area, arresto, tiro, nulla da fare, a rimbalzo, trova il Livorno, adesso Becchi, Becchi, veloce su Cuba, adesso su Mazzantini, nulla da fare, palla che viene toccata come l'ultimo tocco appunto di Nicolò Isotta, torna ad essere la palla in mano ai toscani. Cuba, niente, palla però che viene intercettato da Nicolò Isotta, nonostante ci sia davanti un attivissimo Costantino Becchi, viene fischiato però fallo proprio su di lui. È intelligente, intelligente Isotta, perché guarda gli occhi di Becchi, Becchi aspetta il compagno dall'Iverson Cut, dai due blocchi orizzontali, guarda quella linea di passaggio. Intelligente l'esterno bergamasco a chiudere quella linea, avendo intuito appunto che Becchi cercasse il passaggio più che attaccare uno contro uno dall'altra parte. Isotta, tiro libero, dentro. 3 per Bergamo, 4 per Livorno, sono passati solo 5 minuti, punteggio molto, molto basso lì. Punteggio basso, ci ha messo 3 minuti a segnare 2 punti per giunta dalla lunetta con Onoyaife dopo un rimbalzo d'attacco. Sono un po' contratte le squadre, c'è tanta pressione da parte di entrambe le difese, fanno un po' fatica a trovare il ritmo tutti e due gli attacchi. Livorno ha segnato, l'abbiamo detto, quando la palla è uscita bene dal pick and roll, sia con Becchi che è andato a concludere, sia quando invece l'ha fatta uscire. Bergamo non ha trovato lo spacing migliore, nonostante abbia comunque iniziato col piglio giusto, mancano dei tiri, manca la qualità di tiri come può essere questo, manca un po' giocare senza palla entrambi, quando sono riusciti a farlo hanno sempre costruito cose buone l'uno. Ed eccolo nuovamente adesso, Cagliani va sul fratello Matteo Cagliani, Matteo Cagliani, Dembélé, Mamadou, nulla, al rimbalzo saldamente Onoyaife. Vai dritto adesso Mori e trova Onoyaife al rimbalzo, ma subisce fallo. Corre ancora Livorno adesso, se la palla non la fermi nella tua metà campo offensiva, poi è difficile fermarla nella metà campo offensiva, ci arrivi con svantaggio. Parlo della difesa, ci arrivi che devi recuperare, sei in affanno, sei accoppiato male e quando gli spazi sono così larghi un vantaggio di mezzo metro in un battibaleno diventa di un metro e mezzo. È quello che è successo adesso con Mori, che è andato a concludere uno contro uno con personalità. È stato importante ieri nel break che Livorno ha scavato tra la fine del terzo quarto e l'inizio dell'ultimo quarto contro Trento, e può essere un fattore anche stasera perché ha fisicità e ha l'intelligenza tattica per andare a giocare negli spazi. Riparte così la blu aerobica Bergamo. Matteo Cagliani, Matteo Cagliani! Abbiamo sentito sin da qui una caduta tosta. Livorno ne approfitta con un tiro di Cuba che non tocca nemmeno il ferro. Però la palla ritorna nelle mani di blu aerobica Bergamo. Cagliani adesso su Mora, Mattia Mora,
che riesce a dare una conclusione degna di un'azione, insomma, ben costruita. Si è partita da Dembélé seduto, bravissimo, perché ha avuto la presenza di non alzarsi con la palla in mano nonostante la pressione, ha aspettato, non ha avuto paura di subire qualche botta e ha dato il via, un'ottima transizione offensiva per la sua squadra. Riparte adesso il Livorno con Becchi. Adesso la palla nelle mani di Mori, che cerca al centro un compagno ma decide poi di utilizzare Onoyaife all'esterno, ed è stata un'ottima scelta quella di tirare la palla fuori e arrivare così a una conclusione. Sì, si è chiusa benissimo la difesa di Bergamo dentro l'area, benissimo, chiudersi benissimo vuol dire che poi lasci qualcosa, perché la difesa è una coperta corta. Bravo Onoyaife, è già la seconda volta che segna dallo spazio che c'è tra la lunetta e lo smile, spesso è una zona lasciata sguarnitissima dalle difese, soprattutto in questi tempi di basket moderno dove si tende a difendere o il tiro da tre o il tiro vicino al ferro, si lascia sguarnita quella zona 3, 4, 5 metri dal canestro, che dove se sei capace di giocare that's money, dicono in America, sono soldi, ci si può guadagnare parecchio da lì. Palla adesso che viene toccata per ultimo dal giocatore in maglia nera, riparte quindi Livorno, Becchi va all'interno verso Cuba prova a girarsi ma il giocatore bergamasco lo blocca, compie fallo chiaramente il numero 65 De Martin, si va così ai tiri liberi. Sì, Cuba se l'è mangiato De Martini in questo possesso dal punto di vista fisico. De Martini è un ottimo prospetto, un giocatore giovane 2005, molto tecnico, chiaramente con gente di 2 anni, qualcuno anche 3 anni più grande, devi pagare un po' lo scotto dell'intensità, ma comunque questo ragazzo ha tutto il talento del mondo e non sarà un problema adattarsi. Cuba sta cercando soluzioni che ieri ha trovato con un po' più di facilità in occasione della partita con Trento, ma non è per niente timido, sta andando a prendersi anche quelle un po' meno pulite per mettersi in ritmo, perché è comunque un giocatore importantissimo per l'attacco livornese. Vediamo questa azione adesso. Dembélé lo consegna, palla in mano a Mora si gira, bella e pulita tripla centrale che porta così la sua squadra ad avvicinarsi al Livorno, 10 per Bergamo, 12 per Livorno, quando mancano meno di 2 minuti alla fine della prima frazione di gioco. Livorno, Geromin che passa all'interno al compagno Mancini, ma purtroppo nulla da fare. Riparte Riccardo Cagliani, che va direttamente verso l'esterno su De Martin. De Martin decide di tirare nonostante avesse per terra un giocatore livornese, ma viene fischiato un fallo. Vediamo se ho visto bene il numero 11 Mattia Mora. Si è attaccato dove in realtà non c'era proprio tanto spazio, perché c'era un suo compagno lì in lunetta, non avrebbe dovuto attaccare, poi ci sono stati un paio di urlacci mentre lui attaccava da parte dei compagni. Ecco, durante non è una buona idea, perché durante vai a influenzare un'azione che il tuo compagno sta compiendo, anche se è un brutto tiro e lo segna magari glielo dici dopo, intanto sono 2 punti. Cuba ai tiri liberi, primo dentro. Secondo tiro libero che va. Percorso netto ai tiri liberi per Gregor Cuba. L'Orobica Bergamo, blu Orobica Bergamo. Riccardo Cagliani consegna a De Martin al centro per Mattia Mora. Adesso su Resmini prova un'azione sotto canestro, non va assolutamente. Il fallo di Dembélé adesso non è una buona idea, perché manda
manda in lunetta Livorno, peccato per Bergamo perché ha attaccato con pazienza, è riuscito a far uscire Mora da un blocco, da un floppy action, si sono incrociati gli esterni, è uscito Mora, ha anche letto bene la difesa, solo che non è uscito col vantaggio, la difesa ha dovuto cambiare, a quel punto lì Mora non aveva più vantaggio, è andato per l'uno contro uno di Resmini, che però non ha l'esplosività per andare a finire in maniera pulita sotto al canestro. Onoyaife mette il primo, tiro libero dentro, si appresta a tirare il secondo, anche per lui percorso netto nei tiri liberi. Riparte Gagliani va da solo verso canestro, la palla però va al di là della retina e viene riacquistata nelle mani di Ciano, Iker Ciano del Livorno. Consegna la palla a Geromin su Cuba si gira, prova ad entrare, non riesce, e adesso prova dalla linea dei tre punti, nulla da fare. Bergamo riprende in mano la situazione. Riccardo Gagliani su De Martin, adesso su Mattia Mora, mancano 5 secondi, vediamo cosa decide di fare, prova da solo ad entrare in area, ma non racimola, solo un fallo. Racimola un fallo e gli è andata bene perché ancora Onoyaife fa una difesa spettacolare per 3, 4, 5 secondi, muove i piedi come un esterno, rende la vita difficilissima al numero 11 bergamasco, poi si fa ingolosire dalla stoppata, non serve, mancano 3 secondi, alzi le mani, se Mora segna è bravo lui. A Mora è andata bene per questo e anche perché hanno giocato con pazienza bene fino al cambio sul pick and roll. C'è Dembélé sotto al canestro contro un giocatore molto più piccolo che è Ciano, forse la soluzione più semplice invece che attaccare dal palleggio un ottimo difensore come Onoyaife, la soluzione più semplice è andare a cercare il mismatch sotto al canestro, però dirlo da qua sopra è facile, bellissimo e divertentissimo, bisogna andare là. Poi, sotto e giocarselo, insomma. Tiro libero di Mattia Mora, mancano gli ultimi 3 secondi e prova un tiro dalla lunga distanza. Si conclude così il primo quarto con risultato di 16 per Livorno e 10 per Bergamo. A tra poco. Rieccoci qui dalla Pala Padua in questo martedì 7 giugno, finali nazionali Under 19, in campo Livorno, Don Bosco Livorno, dall'altra parte invece il
Blu Orobica, Bergamo. Si riparte col numero 14, Gregor Kuba, su Iker Ciano. Ciano su, adesso scarica direttamente sul compagno Gregor Kuba, che riesce a penetrare, a trovare un varco e a raggiungere quindi il canestro, portando due punti alla sua squadra. Riparte la Blu Orobica, Bergamo. De Martin. De Martin prova da solo una conclusione al rimbalzo, però trova il Gregor Kuba, che scarica sul compagno Stefano Mori, ma anche qui palla che sfortunatamente non arriva a conclusione. Bergamo. Dembélé consegna a Mattia Mori e gli viene rubata palla letteralmente dalle mani da Gianni Mancini, che la consegna poi a Ciano. Adesso invece nuovamente su Gregor Kuba. Gregor Kuba da solo verso il canestro, non riesce in nessuna maniera a essere ostacolato dal giocatore Riccardo Cagliani. Adesso riparte dall'altra parte Bergamo. De Martin, Resmini, scusate. De Martin va indietro su Resmini da tre. Non va, non va. Livorno pronta a ripartire in velocità. Iker Ciano. Geromin. Mancini. Dal centro Iker Ciano, nulla da fare. A rimbalzo Dembélé, non si fa trovare impreparato. Consegna la palla a De Martin. Adesso su Riccardo Cagliani. Riccardo Cagliani prova a cercare un varco, non lo trova. Scarica su Mora. Mattia Mora adesso si gira, ma tocca il ferro. Viene ravvisato però un fallo. Il Livorno in questo caso. Sì, fallo di De Martin, che va per prendere il rimbalzo, spinge, si fa largo con il braccio, fischio giusto, ci sta. Non è riuscita a costruire niente Bergamo, aveva invece costruito un buon tiro Livorno, che ha mosso tanto nel possesso precedente, ha mosso tanto la palla, ha mosso gli uomini. Ciano poi ha sbagliato il tiro, ma si è trovato libero con 4 metri di spazio, ha fatto benissimo a prenderlo. Ha trovato adesso Livorno un po' più di ritmo in attacco, fa invece ancora un po' di fatica Bergamo. Ecco adesso nuovamente il Livorno, Ciano al centro su Mancini, alla fine uno scarico finale di Mori, nulla da fare. Bergamo riparte. De Martin, l'ultimo tocco della palla però è del bergamasco. E quindi si riparte con il giocatore in maglia bianca. Geromin al centro su Mazzantini. Ma fallo però viene fischiato. Fallo, cerchiamo di capire la dinamica. Fallo della difesa, fallo di Cagliani su Mazzantini. Poi dopo, diciamo, anche dopo il fischio, Mazzantini va ancora a cercare il contatto, però ne provoca uno in più a Cagliani, non fa piacere chiaramente. Sta attaccando in modo discreto Livorno, sta trovando ritmo, un ritmo tra l'altro molto diverso da quello che aveva nel primo quarto, dove giocava in modo completamente diverso, perché con Becchi in cabina di regia tende a impostare le azioni partendo quasi sempre da un drag, oppure la palla via, ribaltamento e palla di nuovo a Becchi per un altro pick and roll, che gioca comunque molto bene l'esterno livornese. Adesso invece, senza il suo playmaker titolare, Livorno gioca in maniera un po' diversa, mette qualche blocco in più lontano dalla palla, si muove, muove i giocatori, flare, end off, giocano un po' di più lontano dalla palla, muovono tantissimo in ogni caso gli uomini sul lato debole, e questo per adesso
sta facendo le fortune, sta costruendo il vantaggio che adesso è di 10 punti. È vero, sono alla fine tre possessi più un punto, però nel concetti, nella pallacanestro che sta esprimendo adesso Livorno e che sta esprimendo Bergamo, ci sta adesso. Livorno con Mori. Mori che allo scadere dei 24 secondi si gira, trova una conclusione utilissima per i suoi, porta così la sua compagine di gioco a più 12 rispetto a Bergamo quando mancano 6 minuti alla fine del secondo quarto. Cambio per coach Pasqua e cambio anche per coach Ricci dall'altra parte. Entra il numero 15, Nicolò Isotta, rientra il capitano Nicolò Isotta, dall'altra parte rivediamo Costantino Becchi. Manenti per Isotta. Isotta adesso 66, Resmini, fallo in attacco, Leo, ho visto bene? Hai visto benissimo, attacca passando sopra il proprio difensore che era su quella linea di penetrazione. C'è stato un cambio da parte della difesa di Livorno, era giusto mandare la palla avanti, avrebbe forse dovuto avere un secondo in più di pazienza Bergamo per cercare di andare a prendere il mismatch, perché c'era Manenti sotto al canestro contro un esterno. Non ha avuto pazienza Resmini, ha cercato una linea di penetrazione che non c'era, perché c'era la difesa, gli è passato sopra, è vero, la difesa è in movimento, ma se vai così con la spalla contro il petto dell'avversario, diciamo che gli arbitri giustamente tendono a sanzionarlo. Ed è arrivata infatti la sanzione. 6 minuti e 0-3, fino adesso devono essere ancora giocati in questo secondo quarto. Livorno è avanti con 22 punti e 0 falli, Bergamo invece con 10 punti e 4 falli, quindi insomma anche questo è un dato importante. Bergamo in questo momento è più fallosa rispetto a Livorno. Eppure Livorno ne mette di intensità in difesa, sai, certe volte più metti intensità, più falli fai e meno te ne fischiano, perché non li possono fischiare tutti, non possono buttare fuori tutti quanti dopo 5 minuti per falli. Quindi se tutti i giocatori in campo hanno lo stesso volume della radio in difesa, se tutti hanno quel volume alto, l'arbitro si adatta, è normale che sia così. Gli 0 falli di Livorno sono figli anche di questo, perché hai sentito comunque quanta intensità anche dalla panchina, quanto incoraggino a mettere pressione sulla palla. È impossibile che non abbiano fatto neanche un fallo, però siccome li fanno tutti, gli arbitri tendono a uniformarsi al metro della difesa. Zona adesso forse per Bergamo. Sì, probabilmente sì. Adesso la palla viene, sta nelle mani del giocatore in maglia nera del Bergamo, Cagliani, Matteo Cagliani, va su Manenti, Manenti nuovamente su Riccardo Rota. Attenzione, attenzione, fallo del numero 12, Dario Mazzantini. Fallo, un buon fallo da prendere per Bergamo, perché adesso c'è il cambio, un secondino in più di pazienza, si va sotto da Manenti e chiaramente poi Mazzantini è più piccolo, mette il corpo, non lo vuol far girare, fallo, e questo è un buon possesso offensivo per Bergamo. Si mette adesso sulla linea della carità il numero 33, Luca Manenti. Tiro libero, dentro il primo. Secondo tiro libero, va senza problemi. Riparte così Costantino Becchi. Mori nuovamente su Becchi. Trova adesso un'intesa con il compagno, prima Geromin, che prova a mandare palla verso Stefano Mori, purtroppo perde palla, ritorna quindi nelle mani della Blu Orobica Bergamo.
Attenzione adesso in questo momento Gaiani che va sul su Resmini, ma la palla tocca il ferro ma non entra. Resmini è libero, si prende un tiro che se entra è una figata, se esce è un po' un peccato per la sua squadra che veniva comunque da qualche possesso offensivo buono. Adesso con questa zona, con questa 3-2 sta un pochino rompendo il ritmo offensivo di Livorno. Vediamo quanto ci mette Livorno ad adattarsi, perché comunque di solito alla fine la chiave per attaccare la zona si trova. Eccola. E l'ha trovata, l'ha trovata lì, l'hai chiamato Dario Mazzantini. Ma se l'ha trovata. L'ha trovata perché hanno fatto un passaggio in più, hanno trovato il giocatore libero sulla linea dei tre punti che se lo trovi e segna va benissimo finché la palla entra. Il problema nell'attaccare le difese a zona è se non segni da fuori. Se non segni da fuori poi devi trovare una chiave ancora diversa, ma insomma in questo caso, è bello così. Adesso questo tiro di Mazzantini entra, è benissimo per Livorno, un po' meno per Bergamo. Hai detto bene, proprio una chiave che è entrata, quella del tiro da fuori, che dà ovviamente questi punti a Livorno. In questo momento dalla lunetta Matteo Gaiani. Tiro libero anche questo dentro. Livorno parte col suo playmaker Becchi. Adesso fanno girare palla più velocemente, palla va adesso Becchi esternamente sul giocatore numero 20 Stefano Mori, e anche qui buona conclusione Bergamo. Attenzione adesso col numero 33 Manenti, nulla da fare, la palla che rimane nelle mani di Bergamo. Va bene a Bergamo perché caccia la palla il difensore, non la tiene forte Manenti. Va bene a Bergamo perché forse è carambolata sulla coscia del giocatore in maglia blu. Va bene così, ha attaccato ancora bene la zona invece Livorno con Mori, che con un tiro dalla media mette altri due punti sul tabellone. Giocatore anche questo che non si vede sempre, però è di una grandissima efficacia. Vediamo adesso Livorno ancora fuori, peccato, palla persa in questo scambio che c'è stato appunto tra Becchi e Mazzantini. La palla torna così ad essere nera. Signor Ferretti ridà la palla ai Blu Aerobica Bergamo. Matteo Gaiani rota al centro su Gaiani, torna indietro su Nicolò Isotta. Attenzione, viene fischiato un fallo ad opera del numero 20 Stefano Mori. Sì, fallo di Mori che si mette in realtà davanti alla linea di penetrazione, c'è pick and roll, c'è cambio, si mette davanti alla linea di penetrazione però si sta muovendo, è un fallo pulitissimo, onesto, ma probabilmente un fallo che c'è. Matteo Gaiani, da Gaiani, vuole penetrare in aria, si gira, nulla da fare, al rimbalzo però trova il giocatore in maglia bianca che è Jeromin. Mentre adesso c'è forse fallo in attacco da parte di Manenti, che si gira forte, si gira deciso, però c'è il corpo del difensore. Fallo in attacco sacrosanto, ci sta. È comunque importante per Bergamo andarlo a cercare lì sotto per dare una dimensione diversa che non sia soltanto tiro da fuori uno contro uno. Vediamo l'arbitro Ferretti parlare con l'assistant coach di Pasqua. No, d'accordo appunto su questa ultima scelta. Ma Ferretti prosegue spedito per la sua strada. Entra col numero 11 il bergamasco Mattia Mora.
Livorno, Becchi. Becchi adesso su Mazzantini. Mazzantini va avanti, cerca nel compagno Mori un appoggio, nulla da fare, però sempre attenzione, è stato Gregor Kuba un po' sfortunato, riuscito a rimbalzo, a prendere una palla, ad andare direttamente a canestro, la palla gira intorno al ferro, ahimè, nulla da fare, racimola però un fallo. Mette ancora in difficoltà la difesa zona, l'attacco di Livorno, dando la palla in angolo, anzi non proprio in angolo, in mezzo angolo, dove quella difesa lì, che è una difesa 3-2, è un po' più debole. Poi grandissimo taglio di Mancini che va a prendere lo spazio libero che a quel punto lì si crea tra la lunetta e lo smile, e quando con la zona muovi la palla così vengono quasi sempre fuori delle cose ottime per l'attacco. Bergamo, Mora, Riccardo Cagliani. Oh, perde palla Cagliani, però rimane nelle mani dell'altro Cagliani, Matteo, che così conclude, va a canestro senza esitazioni dall'angolo. Riparte veloce adesso Livorno con Mazzantini. Mazzantini al centro, però riacquista palla, gira dall'altra parte cercando a 33 punti contro i 17 di Bergamo, 16 punti sopra. Livorno continua a macinare punti e si porta a 35. Bergamo adesso deve reagire. Manenti, scarico su Mora. Matteo Gagliani prova a penetrare in aria, si gira, nulla da fare, però un fallo, riesce a trovarlo. Sì, hai detto bene tu, lo trova perché forza un pochino questo uno contro uno, però è quello che deve fare, nel senso che muove la palla e muove gli uomini Bergamo, perlomeno ci prova alla fine, però ancora blocco sulla palla, cambio, e non è un cambio per aspettare, è un cambio fatto per aggredire, è un po' più difficile giocare uno contro uno in ritmo così, ci riesce anche più che discretamente il numero 7 bergamasco, che ha le mani, ha la tecnica per attaccare e andare a finire in maniera più che accettabile e trovare un fallo. Adesso vediamo gli ultimi 30 secondi di partita. Cagliani, Riccardo, Matteo Cagliani adesso prova dalla linea dei tre punti, a cerca il canestro, non lo trova, ma racimola, anche in questo caso un fallo. 5 falli per Bergamo, e quindi è in bonus Livorno 4. Tornano così sulla linea della carità Mattia Mora. Va adesso a tirare il secondo tiro libero. Livorno, Becchi. Negli ultimi 5 secondi vediamo Becchi, prova ad attaccare il ferro, va fuori adesso su Gianni Mancini. Bellissima tripla proprio sul filo della sirena. È bella da che cosa è venuta, ancora un'altra volta da un pick and roll di Costantino Becchi, che benissimo con la mano sinistra attacca facendo, sapendo perfettamente che cosa sta succedendo dietro ai suoi occhi, fa uscire la palla col tempo giusto, gioca bene senza palla Livorno, lo dice il tabellone. E infatti il tabellone dice che il Livorno sta a più 20. Ci fermiamo adesso per la pausa, a tra poco.
Amici sportivi, ben trovati qui dalla Pala Padua. Terzo quarto della partita tra Livorno, Don Bosco Livorno e Blu Orobica Bergamo. Punteggio parziale 38 per Livorno, 18 per Bergamo. Le squadre entrano in campo e si riparte velocemente. Bergamo con Mattia Mora. Va su Rota. Rota chiede al compagno di tagliare alla fine. Dembélé prova ad andare a canestro, ma c'è un fallo che viene visto dall'arbitro. La palla torna ad essere bianca. Riparte così il play livornese Costantino Becchi. Nuovamente adesso torna nelle mani del play Becchi, stessa azione di prima, fotocopia, ma che diventa veramente fruttuosa di Becchi. Lia. Guarda, il resto del tiro così è commovente, non si vedono tanti giocatori in grado di farlo in questo periodo, nel periodo che sta attraversando la pallacanestro. Oggi una zona del campo che viene difesa davvero poco, quindi davvero è un fondamentale che può diventare importante, può spostare gli equilibri. Questo giocatore ce l'ha, lo esegue molto bene, e poi una zona del campo che comunque lui padroneggia davvero bene, perché vedi, adesso voleva il tiro, non ce l'ha, ma comunque è in controllo, va a cercare un passaggio, sa dove sono i suoi compagni, non forza un assist che non c'è, che probabilmente sarebbe una palla persa. È sempre in equilibrio, è importante, come è stato importante comunque l'apporto dato anche dal playmaker di riserva, da Ciani, perché è vero, come abbiamo detto, che Livorno cambia un po' il sistema di gioco quando cambia il playmaker, ma non si perde mai, cambia il sistema di gioco e non abbassa mai la qualità dell'attacco, e questo è segno di grande maturità e grande equilibrio. Bella azione questa di Matteo Cagliani, che si allunga verso il canestro, inseguito proprio dai livornesi, ma riesce però a concludere l'azione ben costruita già dalla metà campo. Livorno adesso riparte col suo play Ciano e Becchi, scusate, fallo nei confronti proprio di Becchi. L'arbitro chiama a sé Stefano Mori. Coach Pasqua porta fuori Manenti e rimette dentro Mattia Mora e il capitano Isotta. Adesso Becchi va al centro dell'area. Bella questa azione di Becchi, però che viene interrotta dalla mano di Dembélé. Si è volato Dembélé per andare là a prendere la palla, era stato battuto perché ha cercato la palla aiutando, è andato un po' fuori equilibrio, poi ha fatto un salto insensato, è andato là sopra a prenderla, se non oltre il limite della stoppata legale, proprio all'ultimo decimo di secondo possibile. Livorno, Bergamo, scusate, con Mora, va fuori verso Riccardo Rota, eccolo lui in azione, Cristian Becchi blocca la palla, fermo, senza sbavature, va avanti, controlla il gioco, si gira verso Stefano Mori, però Bergamo chiude le porte, dice no. E prosegue così. Isotta su Dembélé. Dembélé si gira. È servito un doppio tiro per raggiungere il canestro, ma alla fine. Un tiro da due punti da seconda opportunità, sono i primi due per Bergamo, che ha preso un po' di rimbalzi in attacco nel primo tempo, ma non ha mai concretizzato. È importante, perché facendo così fatica difesa schierata, se prendi un rimbalzo poi è facile o andare a tirare da sotto come adesso,
oppure trovare il trovare l'accoppiamento che non c'è, perché dopo rimbalzo d'attacco la difesa spesso non è accoppiata, mentre ancora qua giocatore senza palla appostato vicino alla lunetta, due punti. Pasqua, coach Pasqua adesso dice qualche parola di troppo all'arbitro. L'arbitro in questo momento, Ferretti, interviene, dà il tecnico alla panchina bergamasca. Aveva già minacciato di fallo tecnico anche la panchina di Livorno poco fa, la terna. Si vede che sta volando qualche commento di troppo. Fanno bene gli arbitri a voler mantenere tutto sotto controllo, visto anche quello che dice il tabellone adesso: 42 Livorno, 22 Bergamo. Riparte adesso Bergamo. Isotta. Mora. Su. Matteo Cagliani. Va direttamente a canestro. Forza la mano. Arriva proprio sotto, si gira, alza, via, canestro. Ci arriva perché è bravo a esitare e ripartire, decelera per poi riaccelerare. Bravo e bravo a prendere la linea di fondo. È la seconda volta che invece che andare a complicarsi la vita sul centro prende una penetrazione pulita andando verso il fondo. È una soluzione interessantissima, soprattutto per un giocatore che ha il talento offensivo per trovare soluzioni. In questo momento invece è stato fischiato un fallo del ad opera appunto subito, scusate, dal giocatore del Livorno. Riparte così dal fondo campo Becchi, chiama schema. Adesso va su Cuba. Eccolo, prova Gregor Cuba a tirare senza esito, riesce al volo Becchi a prenderla, la palla che era destinata al compagno di squadra Onoyaife non riesce a fermarsi tra le sue mani e va fuori. E qua, siccome ho detto che è sempre in controllo e non cerca cose difficili, ha deciso di smentirmi il numero 3 in maglia bianca. C'era il passaggio, l'ha eseguito non nel modo corretto, è difficile farla arrivare dritta per dritta nelle mani del rollante, è meglio dargli un attimo di tempo, magari passaggio schiacciato oppure un po' più lob, un po' più a banana, cosa che fa sempre bene Becchi. Ci sta, sono errori che ci stanno, ha fatto comunque per la mole di possessi che sono passate dalle sue mani, ha perso un pallone solo nel primo tempo, questo è il secondo, può essere che succeda, sono umani tutti quanti. Tiro dalla lunga distanza del giocatore livornese. Adesso vediamo Bergamo in attacco con Matteo Gagliani. Attenzione, abbiamo sentito proprio Matteo Cagliani proprio cadere sul parquet, ma si rialza velocemente. Beh, ha fatto male lui al parquet per fortuna, perché ha fatto tanto rumore quando è atterrato, però ancora il fondo non c'era, perché non, la difesa non lo ha lasciato, lui ha preso il centro, solo che quando prendi il centro ti trovi uno contro due, anche contro due e mezzo come in questa occasione, poi è difficile andare a chiudere in maniera dignitosa. Lì sotto è venuto fuori col meglio che poteva trarre da questa penetrazione, ovvero un fallo. Primo tiro libero per Matteo Cagliani, che va. Secondo, eccolo anche per lui, 2 su 2. Riparte Livorno. Adesso portar palla è Icherciano. Geromin. Fallo in attacco di Ciani, che porta bello intenso, bello forte un cross screen per il suo compagno, blocco orizzontale lì in basso vicino al canestro per portare il suo compagno a ricevere in post basso dall'altra parte, però si muove. Ce ne sono tantissimi nel corso della partita, ne vengono sanzionati
parere personalissimo, anche troppo pochi, nel senso che se tu non permetti ai bloccanti di muoversi, pulisci il gioco e diventa tutto un pochino più lineare e più bello. Questo sacrosanto giusto fischiarlo, si muove il bloccante, non si deve muovere, fischio, è benissimo così. Adesso time out chiamato dal coach del Livorno, Ricci, il primo time out per la compagine toscana, 43 Livorno, 26 Bergamo, 4 minuti e 56, così come leggete in sovraimpressione alla fine del terzo periodo. E in questo momento il Livorno sta viaggiando avanti di 17 punti e sicuramente cercherà di blindare questo vantaggio acquisito e tenere a bada gli uomini di coach Pasqua. Sì, Bergamo adesso ha la palla per andare sotto la soglia del meno 15. È vero, Livorno ha sempre controllato la partita stasera, non ha mai dato l'impressione di poter subire una rimonta, però sai, non sai mai se riesci ad andare sotto la soglia dei 15 punti, magari cambia qualcosa, un recupero, un tiro da tre, un contropiede, non sai mai quello che succede. Mentre gran giocata qui senza palla di Riccardo Rotta, ottimo flash in lunetta dove la difesa non lo aspetta, non lo vede partire, peccato poi per la conclusione sbagliata, ma era giustissima la giocata del numero 72 in maglia blu. Ciano trova al centro Gianni Mancini, bella questa azione, riesce così ad andare, insomma, a mettere dentro un canestro pulito. Adesso Bergamo con Dembélé si gira, nulla da fare, viene intercettato da un compagno, da Iker Ciano, ma alla fine viene fischiato per un fallo. Sì, Ciano va forte su verso il ferro, sbaglia la conclusione, segue bene a rimorchio Mazzantini che, avendo sbagliato il tiro del suo compagno, va su per il tap-in. Poi anche qui non è tornata Bergamo nel migliore dei modi, non era accoppiata, quindi Mazzantini è stato libero di saltare, fallo, due tiri liberi. Vediamo adesso al tiro libero Mazzantini mette dentro. Riparte così il numero 15, Nicolò Isotta. Mora. Matteo Gagliani trova adesso nuovamente Mattia Mora, che è grazie però a Riccardo Rota, dopo questa, insomma, questo passaggio formidabile, porta così a concludere a Rota. Sì, gran giocata di Mora, perché ancora come nel primo tempo si bloccano gli esterni, lui esce già con vantaggio, poi legge che cosa fa la difesa lo segue, lui ricciola, si fa dare la palla, continua ad attaccare, non si ferma per tornare indietro, per tirare da tre, per fare cose che non servono, continua a prendere la corsia che ha libera, la difesa deve aiutare, lui trova benissimo il suo compagno, questa è un'azione di pallacanestro. Ottima, si ritorna adesso sulla linea della Carità, Livorno. Rimette dentro e nuovamente il secondo tiro libero. Bergamo deve trovare adesso la quadra per recuperare questo vantaggio del Livorno. 20 punti di distacco tra l'una e la seconda compagine di gioco qui al Palapadua. 3 minuti quasi alla fine del terzo quarto e Bergamo invece, che adesso la mette dentro e accorcia leggermente le distanze. Prosegue adesso Livorno, ma è sempre Riccardo Rota che è autore di un fallo nei confronti del giocatore toscano. Sì, autore di un fallo, poi si autosostituisce perché il quarto fallo
non è contento, è un fallo che è di aggressività, ci sta, ne mette tante, ci sarebbe bisogno di questo chiaramente da parte di tutti e cinque nello stesso momento, non è sempre semplice farlo. Dall'altra parte è ancora bene Mora che insieme ai suoi compagni ha costruito questo tiro, perché la palla si è sempre mossa, non si è mai fermata. Poi cosa succede? Come spessissimo accade, pick and roll negli ultimi secondi, cambio, lui non va a cercare il nuovo entrato per il nuovo entrato di Bergamo numero 14 Gherardi, di personalità prende e va fino al ferro di mano sinistra. Anche adesso vede partire prima il suo compagno, vede partire prima Cagliani, giocata intelligente che permette a Bergamo di riavvicinarsi appena un altro po'. Tecnico nei confronti del numero 7 Matteo Cagliani, prova a dare spiegazioni all'arbitro ma l'arbitro gli dà questo avvertimento, lui non è assolutamente d'accordo, dissente, ma ormai è chiamato tecnico, continua a parlare contro l'arbitro Ferretti, probabilmente no, coach Pasqua non lo cambia, lo lascia in campo. No, non lo cambia, non va male un giocatore arrabbiato quando devi recuperare, quando sei sotto di 17. Non ho capito che cosa è successo, è sicuramente volata qualche parola da qua, non siamo in grado di sentirlo, di sicuro lui sosterrà di non essere stato l'unico a parlare. È sempre così, ieri Gianni Lambruschi ha detto i giocatori sono tutti innocenti, poi l'agonismo magari ti fa fare cose, che a mente fredda dal divano non faresti mai. E invece qui dal campo, che è caldo in tutti i sensi, invece fai. Eccolo nuovamente Costantino Becchi. Mori torna su Becchi. Becchi velocissimo cerca l'intesa con Ikerciano. Attenzione, nonostante la maglia tirata nei confronti appunto di Gianni Mancini, gli arbitri fanno proseguire il gioco. Fallo proprio sempre di Gianni Mancini, un po' lo vedo proprio come... È un po' di frustrazione, è arrabbiato per il tiro sbagliato che era stato costruito bene da lui e dalla sua squadra, che l'ha messo in condizione di giocare uno contro uno, pulito come? Perché la palla arriva in post basso, sul lato debole c'è un blocco flare, ovvero un cieco dall'angolo che arriva per il giocatore in guardia, questo tiene impegnati i difensori da quella parte che non sono in grado di aiutare. Ha sbagliato l'attaccante di Livorno il tiro, è andato a commettere un fallo di pura rabbia. Frustrazione, era il termine che non mi veniva. Frustrazione, adesso non è venuto neanche a me. Adesso Costantino Becchi racimola anche lui un fallo. In questo momento chiaramente è in bonus Bergamo, quindi devono stare attenti perché ogni fallo, insomma, per loro può essere, insomma, penalizzante. Cambio per coach Pasqua, rientra Mattia De Martin a posto di Matteo Cagliani. Isotta. Isotta in solitaria va, nulla da fare. Trova sempre saldamente Costantino Becchi che adesso dà la palla al compagno Ciano e così dall'angolo mette dentro questa tripla. Corre adesso veloce Bergamo. Con Mattia Mora. Mattia Mora tutto da solo si gira, ma trova sempre Costantino Becchi a rubargli palla. Incredibile questo giocatore. E adesso questo sottopassaggio verso il compagno, ma che non riesce, ne approfitta così Bergamo per andare ad attaccare il ferro senza un risultato. Due azioni velocissime, ritorna in mano a Becchi la palla quando mancano veramente meno di 30 secondi alla fine del terzo quarto.
Eccolo adesso il numero 16, Geromin. Bergamo, Mattia Mori. Mora, scusate. Sì, Mora che qua trova bene il taglio di De Martin, che ha provato ad accelerare anche in precedenza, non è riuscito a chiudere, ha fatto un tiro che è un po' complicato anche per un giocatore dalle mani educate, perché quando arrivi a un metro e mezzo, due metri dal canestro senza angolo per poter usare il tabellone, in realtà non sai mai come va a finire. Eccola, vediamo questa ultima azione del Bergamo, che prova adesso il numero 15 sotto a tirare, ma riesce, insomma, porta così questi due punti a Bergamo. Si conclude così il terzo quarto, 55 a 34 per Bergamo. A tra poco. Rieccoci qui dalla Pala Padua, ultimo atto di questa partita tra la Don Bosco Livorno e la Blu Orobica XXL Bergamo. 55 per Bergamo, per Livorno, 34 per Bergamo. Si riparte. De Martin su Resmini. De Martin chiama schema i compagni, si avvicina così Nicolo Isotta. Mora palleggia, entra in area, attacca il ferro, bene, bella azione, pulita, lineare, liscia, trova questo varco, ne approfitta, fa bene, due punti per la sua compagine di gioco. Livorno, Ciano, attenzione, fallo di Costantino Becchi, un fallo personale che alza la mano, si prende le sue colpe. Sì, si muove anche lui un pochino più che, non muove il corpo, segue un po' il difensore con le braccia. Anche qui se ne vedono 85 a partita di questi, è a mio parere giustissimo sanzionarli tutti. Bergamo adesso con De Martin. No, ma Costantino Becchi si trova in traiettoria tra lui e il compagno e va spedito. Un giocatore davvero eclettico, versatile, che riesce anche al rimbalzo a far bene. Stoppatona in questo caso di Ono Yaife. Sì, stoppatona anche qui. Arrivi al ferro, uno contro tre vuol dire che qualcuno è libero. Andare a tirare lì sotto comunque contro giocatori così alti in piena estensione, soprattutto per un giocatore piccolo come Isotta, poi è complicato. C'era
un giocatore liberissimo in angolo, il numero 66 in maglia blu, che è Leonardo Resmini. Sono cose semplici che però un po' quando soprattutto quando sei così sotto nel punteggio tendi un pochino a perdere di vista, ti finisci andare a cercare cose complicate quando invece avresti bisogno di trovare le soluzioni più semplici del mondo. Proprio così, Lia, nel senso, quando si va a cercare poi queste soluzioni si rischia poi di veramente incappare nell'errore e comunque... Se perdi un po' di lucidità comunque, essere sotto, diventi un po' la fretta di voler recuperare, un po' il fatto di essere sotto di 20 ti fa perdere un po' di quella lucidità che se la partita fosse un pochino più tirata comunque avresti, perdi un po' di attenzione e questo ti fa tralasciare cose semplici, dettagli che poi sono sempre quelli che fanno la differenza. Eccolo adesso il Nicola Gherardi che va e trova una buona soluzione. Becchi, vediamo, va da solo a canestro, ma il numero 15, Nicolò Isotta, alza la mano, dice il fallo, insomma, l'ho fatto. È andato a prenderselo fino a sotto il ferro perché c'era il corridoio. Ancora Livorno mette questo, si chiama Bamberg, ovvero bloccare il difensore di quello che porta il blocco sulla, del giocatore che porta il blocco sulla palla. Qui alla fine non è lui il bloccato perché non è quello che ha bisogno di prendere il blocco, resta libero Becchi, che riconosce come sempre la corsia fino al canestro, va a prendersi un fallo, l'ennesimo che si prende stasera il giocatore numero 3 in maglia bianca. Cambio per coach Ricci, esce Iker Ciano. Livorno, Geromin al centro per Onoyaife, nulla da fare, ennesimo fallo di Bergamo e si va in lunetta per due tiri. Ha trovato molto bene il rollante Geromin col tempo giusto e anche col corridoio giusto, perché quella palla puoi passarla soltanto in quel modo, contiene la difesa di Bergamo. Lui in quel caso può o dare la palla indietro, ma non c'è nessuno, e se non c'è nessuno vuol dire che nessuno può andare ad aiutare sul rollante, fa bene lui andarlo a cercare, passaggio schiacciato perfetto, giusto, che arriva nelle mani del suo compagno adesso in lunetta. Uno Iaife, nulla, palla che comunque va fuori. Livorno con Becchi, Onoyaife, torna indietro per Becchi che si inventa questo tiro dalla lunga distanza senza però risultato. Eccolo adesso Isotta, sì, che va velocemente verso canestro, trova a bloccarlo Mazzantini che compie fallo, si va ai tiri liberi. Si è fuori equilibrio adesso Livorno in questa transizione difensiva, lo è perché Becchi tira allo scadere, può solo tirare, tu lo sai che può solo tirare, è meglio invece che andare in tre rimbalzo, tornare indietro, anche Becchi tira ma va a finire dall'ala fuori dal campo in angolo, a quel punto si auto esclude dal rientro, fa bene Isotta a riconoscere questa situazione, a riconoscere la difesa che non è perfettamente bilanciata e andarsi a prendere un fallo. Livorno con Becchi. Adesso prova a tornare indietro su Carlotti. Becchi, nulla, palla che torna nelle mani dei bergamaschi. Al centro De Martin, nulla da fare. Palla va fuori, torna indietro. La palla torna nelle mani del Livorno. Ha provato ancora ad accelerare Bergamo, il che va bene perché a difesa schierata fa fatica,
Non sta tirando bene, però non sta tirando con buone percentuali, ha chiuso il terzo quarto con 2 su 15 da 3 e in totale 12 su 46 dal campo. Alla fine del terzo quarto Livorno vinceva di 20 e aveva tirato 2 volte in meno rispetto a Bergamo. È curioso, è proprio tutto figlio della brutta percentuale di tiro al tiro di Bergamo stasera e quindi anche della qualità dei tiri che si è presa fino adesso. Zonka ha provato a muoversi sotto le planche senza risultato. Becchi scappa la palla alle mani, peccato. E da quando ho detto che forza poco ha deciso di mettersi in proprio palleggiare e fare tutto lui. Peccato, però insomma può succedere alla fine della partita con uno scarto, così importante. Ricordiamo che sono sempre finali under 19, anche se lui è un fuori quota, è un 2002, quindi è un po' più grande rispetto agli altri. Comunque si tratta sempre di ragazzi giovani che magari appena vedono che la partita è, non ti dico in ghiaccio, ma quasi, danno un po' libero sfogo agli istinti. Sì, si vede però anche un po' di stanchezza, vista l'ora, visto il caldo, visto il caldo e viste le due partite in due giorni che per alcuni rischiano di diventare anche 4 in 4 giorni, perché al quarto giorno poi ci saranno gli spareggi tra le squadre che non sono riuscite a guadagnarsi il passaggio del turno in girone, e lì davvero la fatica comincerà a essere un fattore. Chi è riuscito magari a ruotare un roster un po' più lungo avrà forse un pochino più di vantaggio, però sai, è anche vero che spareggio, partita secca, finali nazionali under 19, la stanchezza magari la senti dopo, la senti lunedì. Probabilmente, diciamo che questi saranno giorni intensi per tutte le squadre, insomma, che stanno per partecipare, maggiormente per quelle che passeranno il turno, arriveranno ai quarti, che giocheranno davvero con la medesima partita al giorno quasi, quindi insomma la stanchezza si farà sentire. Coach Ricci chiama dentro Costantino Becchi, il protagonista veramente del Livorno, e Ivan Onoyaife. Spazio ad altri giocatori. Parte subito Livorno con Mazzantini. Mazzantini va in solitudine a tirare verso il canestro, non va. Bergamo va veloce. C'è un fallo a questo punto di Matteo Geromin nei confronti appunto del giocatore lombardo. Si partirà dalla linea laterale. Mancano 5 minuti e 39 alla fine della partita. Lo scarto rimane sempre costante di 20 punti tra l'una e l'altra. Dei minuti davvero interminabili questa calda serata ragusana. E sono interminabili per Bergamo, perché cioè, sei sotto di 20 e non riesci a trovare la quadra, non riesci a trovare la scossa che ti dà quel po' di vita che ti può far sognare di riavvicinarti. Il ritmo adesso è quello di Livorno, che riesce a far giocare Bergamo a difesa schierata, e con queste percentuali, con lo spacing di stasera, con il ritmo di stasera che manca decisamente alla formazione lombarda, è difficile, loro lo sanno, quindi di sicuro passa un po' più lentamente il tempo per i giocatori in maglia blu. Livorno adesso con Mancini. Mazzantini, arresto, tiro, nulla da fare. E sta tirando male stasera, ieri aveva giocato una partita solidissima e aveva dato una grandissima mano alla sua squadra nella partita contro Trento. Stasera fa un po' più di fatica, ci può anche stare, sono comunque, lo ripetiamo, ragazzi giovani, e la cosa che spesso ai giovani manca di più è la costanza nel tenere la qualità sempre allo stesso livello, comunque a un livello simile. Livorno, vediamo questa azione di Iker Ciano. Subisce fallo. Visto che entrambe le squadre sono in bonus, si va e ti liberi. Si è insistito l'uno contro uno. Non l'hanno aiutato i suoi compagni sul lato debole, perché a differenza di come fa di solito Livorno, che li muove sempre, sono rimasti fermi. Non aveva proprio lo spacing ottimale, però alla fine
ha insistito, ha fatto bene lui la difesa, un po' esagerato, non serviva andargli fino a sotto la maglietta per contestare il tiro. Anche qui è un tiro complicato, difendi, se poi lo segna lui è bravo e se lo sbaglia hai ragione tu. Bergamo adesso si affida alle mani di De Martin, non va. Livorno velocissima con Gianni Mancini, da poco entrato, quindi fresco, va a canestro, realizza. Bergamo con Paure, scarica su Cagliani, su Matteo Cagliani palleggia, si ferma, peccato, la palla gira intorno al ferro e lo sputa letteralmente fuori. Sfortunato questa sera Matteo Cagliani. Sì, sfortunato, adesso ha provato ad attaccare il centro con la mano sinistra, ha provato e riprovato, alla fine si è trovato a dover fare uno step back per non attaccare il fondo dove c'era tanto spazio, però non è sempre semplice, soprattutto se non hai il ritmo, andare a prendere quella penetrazione. Si accontenta tra virgolette di uno step back, stava andando anche bene, era dentro la palla, ma stasera per Bergamo proprio non ne vuol sapere di entrare. Attenzione, piccola confusione sotto canestro e adesso no, peccato per De Martin che non riesce a trattenere una palla che veniva dal centrocampo, si trovava sotto, da solo sotto canestro, ma non è riuscita a realizzare perché gli è scappata letteralmente la palla dalle mani. È arrivata forte, è arrivata alta, è vero non tesa, però è arrivata alta, lui avrebbe dovuto saltare un po' più in alto, andarci con un po' più di cattiveria. È un giocatore, l'abbiamo detto, dalle ottime mani, gli manca un po' di intensità per stare a questo livello qui. Sì, concordo proprio lì. Vediamo adesso ulteriori cambi per Livorno. In questo momento coach Ricci sta facendo giocare un po' tutti dalla panchina. Questo scarto, insomma, si sente libero di poterlo fare. Ah, lo deve fare anche perché una settimana è lunga, quindi sì, far riposare chi ha giocato più minuti, ma anche mettere in ritmo chi ne gioca meno è importante, perché non sai mai cosa succede. Poi sempre tu magari di norma ne ruoti 8, ma ci può essere la giornata in cui hai bisogno del nono, del decimo, dell'undicesimo, quindi è giusto mettere in ritmo anche chi ha avuto pochi minuti fino adesso. Vediamo adesso questa azione di Nicola Gherardi. Bravo Nicola Gherardi a trovarsi questo spazio nelle maglie della difesa livornese e a realizzare. Adesso Livorno, eccolo il nuovo entrato che riesce ovviamente a metterla dentro. Bergamo, Zonca, adesso Matteo Cagliani. Matteo Cagliani va direttamente, servirà soltanto l'appoggio del compagno Gherardi per realizzare. Grande applauso anche per Gianni Mancini. Riparte Icherciano. Con adesso numero 11 Maniaci. Attenzione. Abbiamo visto un fallo nei confronti del numero 11 in maglia bianca. Sì, numero 11 in maglia bianca che subisce un po' la pressione messagli addosso dal numero 7, chiude il palleggio, si trova in una situazione scomoda. Cagliani, l'abbiamo visto, non è uno che si sposta, non è uno che risparmia il contatto e ci sta, è un giocatore intenso, un giocatore di cuore,
arriva il contatto un po' accentuato anche dal numero 11, a cui giustamente da maniaci a cui non andava di star lì a prendere botte. Sono cose che possono succedere sui campi, in tutti gli sport di contatto nel mondo. Proprio tutti, maggiormente nel basket, dove davvero il contatto è strettissimo. Vediamo Lorenzo Maniaci, eccolo lì. Riparte Bergamo col suo 74, Michele Zonca va su De Martin, torna adesso su sempre De Martin, nulla da fare, provano adesso dalla lunga distanza nuovamente, vediamo se a tirare sarà il 74, Zonca, nulla da fare, palla che viene davvero rubata dalle mani da Federico Gamba. Nulla da fare, Livorno proprio non molla minimamente. E diciamo adesso, quando manca un minuto, che è difficile che cambino le sorti. Lo scarto è davvero troppo enorme, quindi vediamo che adesso, nonostante tutto, Bergamo continua a giocare. L'intensità però si è abbassata chiaramente. Si è abbassata, Livorno adesso difende a zona proprio... Probabilmente un po' vuole provarla, ma un po' è anche vero che ha un quintetto inedito in campo. L'intensità, giustamente come hai detto tu, è bassa. C'è solo da vedere che cosa ci sarà scritto sul tabellone tra una trentina di secondi. Vediamo le ultime azioni del Livorno. Ikerciano si gira, tira, nulla da fare. Sfiora un po' la retina. Adesso eccolo... Compaoré, nulla, al rimbalzo Samuele Balestri, riparte Ciano e penso ci fermiamo qui, aspettiamo il suono della sirena. Si conclude così con il risultato di 69 per Don Bosco Livorno, 44 Bergamo. E ringrazio Lia davvero per il suo aiuto e per il commento tecnico sempre puntuale e preciso. Lia, ha vinto la squadra più forte, ha vinto la squadra che ha giocato meglio a pallacanestro, è stata sempre in vantaggio, 40 minuti su 40 costruito più pallacanestro rispetto a un avversario sicuramente meno esperto, meno quadrato, e lo dice il tabellone, senza possibilità di appello. È proprio così. Vi ringrazio allora per averci seguito. Le finali nazionali continuano, le gare dai due impianti ragusani, il Pala Padua, questo da cui vi stiamo parlando, il Pala Minardi, continuano anche domani con l'ultima giornata dei gironi. A tutti voi una buona serata.